L'inizio del 2022 si apre all'insegna delle grandi opere, due interventi importanti che mettono in sicurezza cittadini e automobilisti grazie a un progetto pensato e progettato da tempo. Arzignano avrà sia la pista ciclopedonale che il sottopasso del Costo, primo comune del Vicentino assieme all'Onigo, a vedere finanziate interamente le proprie opere. Il costo complessivo ammonta a 500.000 euro interamente finanziati dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. Si tratta di fondi diretti dalla rigenerazione urbana. L'assessore ai lavori pubblici Riccardo Masiero e il sindaco Alessia Bevilacqua commentano così: siamo il primo comune vicentino che ottiene il finanziamento completo di un'importante opera grazie ai fondi del PNNR assieme all'Onigo, un progetto condiviso con i cittadini, ottimo lavoro dell'amministrazione e degli uffici comunali che hanno ottenuto il finanziamento per il bene della comunità. Il progetto dell'ingegner Tollardo, che ha disegnato la pista ciclopedonale e il sottopasso, che aveva l'arduo compito di affrontare la criticità dell'attraversamento della provinciale. Si dovranno attendere 60 giorni ed eventuali osservazioni dopo l'approvazione della variante urbanistica discussa e approvata nel penultimo consiglio comunale, quindi si procederà alla realizzazione del progetto.